Sonic si chiama! Sonic si chiama! Sonic X si sta chiamando! Vuoi che ti mostri quanto sono simpatico? Forza! Non si toglie! Toglila! Ma com'è possibile? Ragazzi, sono quasi le 3 del mattino, mi chiamo William Bruno, con me oggi ci sono Alina e Just Dima. Siamo qui in studio a quest'ora tarda della notte per smascherare finalmente il vero Sonic XE, cioè l'X-Hector. Abbiamo fatto di Sonic XE una bambola voodoo negli episodi precedenti e pensavamo di averlo finalmente distrutto e che non sarebbe mai più tornato nel nostro mondo. Ma Alina, raccontaci cosa è successo l'ultima volta. Ragazzi, quando abbiamo strappato la testa della bambola voodoo, Sonic XE è scomparso e non sappiamo se è scomparso perché il tempo è scaduto oppure perché lo abbiamo finalmente messo ad acera. Ma pensiamo che sia perché il tempo è scaduto e che tornerà per fare cose ancora più malvagie. E dopo quell'incidente abbiamo capito che la sua bambola voodoo non può aiutarci a liberarci del male che proviene da Sonic XE. L'unica vera soluzione sarebbe smascherare Sonic XE e scoprire chi si nasconde dietro la maschera di X-Hector. Penso che sia tornato per vendicarsi di noi, per averlo torturato l'ultima volta. Ti avevo detto che non dovevamo farlo, che non dovevamo far rabbia X-Hector. E adesso, se fosse qui da qualche parte qui, che ci guarda. Basta, smettila di comportarti da facendo di nuovo questo, come al solito, hai incassato anche me, come smettila, sempre. Smettila, calmati. Prima di tutto, non è ancora stato provato che sia ancora presente nel nostro mondo. Finora si tratta solo di teorie, perché dopo che abbiamo distrutto la sua bambola voodoo è scomparso. Ma è più probabile che si stia nascondendo da qualche parte. Oggi lo riporteremo qui nel nostro studio e lo smaschereremo. Abbiamo anche un piano ben congegnato. Vediamo, ragazzi, diciamo che questo sarei io. Questo è Just Dima, questa è Alina. No, basta, cosa? Ma sul serio? Ma tu pensi che il pubblico aperà chi è questo di queste pezzettine? Beh, questo è Sonic XE. Sì, calmati, metti via tutta questa roba. Sapevo che avremmo presentato il nostro piano, quindi ho preparato qualcosa. Questo è Sonic XE, normale. E ho stampato anche le nostre icone. Oh, incredibile, Alina. Mi sembra che... come sempre sei un passo avanti a tutti gli altri. Vabbè, mi sembra che è più figo. Dai, su, dai, usiamo questo. Dai, racconta il tuo piano. Ok, ok, spieghiamolo adesso usando queste carte. La prima cosa da fare è attirare Sonic XE nel nostro studio. Per farlo abbiamo preparato uno speciale rituale di evocazione dell'X-Hector. Noi lo eseguiremo e faremo arrivare Sonic XE nel nostro studio. Dopo aver portato Sonic XE nel nostro studio, vorrà naturalmente entrare dall'ingresso principale e si presenterà nel corridoio. Dopodiché, ovviamente, andrà nella sala più grande, perché lui ci conosce già e sa che la maggior parte del tempo noi la passiamo proprio qui, in questa grande sala. Quindi è lì che andrà per primo. Penso che stiamo qui 24 ore su 24. Ma non c'è modo che possa passare da qui alla stanza grande, perché la porta sarà sbarrata. E di questo se ne occuperà Just Dima. Te ne occuperai tu, vero? Barricherò tutte le porte qui, chiuderò io stesso ogni porta. Non voglio incontrarlo, è molto pericoloso. Senti, perché il piano funzioni devi sbarrare, 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 sbarrare solo questa porta. Il piano non funzionerà se sbarri tutte le porte. In ogni caso Sonic XE finirà dritto in un vicolo cieco. E questo è solo l'inizio del nostro piano, in realtà. Io a mia volta metterò un piccolo altoparlante nel lungo corridoio e mi nasconderò qui dietro l'angolo. E nel frattempo me ne starò nella piccola stanza della doccia ad aspettare che Sonic corra verso i suoni che ci stima e metterà. Non appena Sonic si renderà conto di non poter attraversare quella porta, alzerò il volume del piccolo altoparlante, seguirà il suono e non appena si troverà qui io lo distraggo in modo che mi segua in questo corridoio. E poi chiuderò la porta da questo lato. Nel frattempo io aspetterò eroicamente Alina nel magazzino, in modo che mi aiuti a prendere le corde e la rete per catturare Sonic XE. Mentre Alina corre da William, io corro nella stanza centrale per preparare un posto dove interrogare Sonic XE e dove togliergli la maschera. Lì metterò una sedia, a cui lo legherò, e qui metterò una lampada molto luminosa per torturargli gli occhi, affinché lui confessi tutti i suoi crimini. E una volta pronti, cosa viene dopo? Dopo che tutti avranno portato a termine il loro importante compito, io guiderò l'intera squadra e ci incontreremo tutti qui nel lungo corridoio. E con la corda che ho preparato in anticipo qui nel magazzino,
prendiamo Sonic Exie e lo portiamo nella stanza centrale, dove scopriremo la vera identità di Sonic, perché è proprio lì che lo smaschereremo e scopriremo che tipo di creatura si nasconde dietro la maschera di Sonic Exie. Ragazzi, probabilmente è arrivato il momento di chiamare Sonic e iniziare il rituale di evocazione dell'Exector. Sei sicuro che sia il momento giusto? Forse possiamo andare ora, possiamo prendere un tè, ho comprato i biscotti e tutto questo, beh, rimarrà qui così. Blocca la porta e noi prepareremo il rituale. C'è un'enorme pila di blocchi qui e non credo che Sonic la sposterà mai, perché io stesso faccio fatica a spostarla. Qui, più vicino alla porta, ma anche questo potrebbe non essere sufficiente, quindi aggiungeremo anche delle sedie molto pesanti. Ok, una qui e ce n'è un'altra da qualche parte qui. Ok, la metteremo anche qui così per renderlo più pesante. La costruzione sembra solida, penso di aver fatto la mia parte. Siete sicuri, ragazzi? Possiamo andare a letto adesso? Avete visto che ora è tardi, è un po' inquietante, non finisce mai bene questa cosa. Allora, ragazzi, non fate troppo caso a Dima. Io vi dirò qual è il rituale e come useremo tutti questi dispositivi che Alina ha portato per evocare Sonic Exie. In generale, ragazzi, per far funzionare questo rituale abbiamo bisogno di una foto del vero Sonic Exie e di 4 candele posizionate ad ogni angolo, un'atmosfera così mistica e soprattutto il telefono che Sonic Exie stesso ci chiamerà. Bisogna mettere il telefono con lo schermo verso il basso in modo che tutte le cose oscure rimangano sotto. La cosa più importante è che ci siano amici in giro e che non abbiano paura di evocare Sonic qui. Soprattutto non rompere il cerchio. Ragazzi, teniamoci per mano e ora diciamo 3 volte Sonic Exie chiama. Pronti? Sì, Sonic Exie chiama. Sonic Exie chiama. Sonic Exie chiama. Ah, ragazzi, guardate, Sonic Exie sta chiamando. Forse sarebbe meglio non rispondere. E allora perché mai avremmo fatto questo rituale? Proviamo a rispondere. Ehi! Ehi! Ragazzi, sentite, non posso rispondere alla chiamata. C'è un pulsante rosso iscriviti, non c'è modo di rimuoverlo. E di nuovo quel pulsante rosso, perché ci impedisce sempre di fare qualcosa? Rovina tutti i nostri piani. Voi sapete cosa fare. Sapete che se avete un pulsante rosso, e sono sicuro che metà dei nostri spettatori hanno un pulsante rosso, dovete farlo scomparire. Per poter comunicare con Sonic Exie è necessario che il pulsante rosso scompaia e diventi grigio. Quindi dai su, guardate lì in fondo il video e aiutateci. Ragazzi, forza, non posso rispondere alle chiamate a causa di questo pulsante. Wow. Oh, grazie mille ragazzi per esservi iscritti. Il pulsante è sparito, ora posso rispondere alle chiamate. Oh, Sonic, ciao. Ciao Bruno. Lui vuole dirti qualcosa. Ciao Sonic, volevamo dirti che sei molto bravo. In realtà sei un personaggio super positivo in fondo al cuore, tu lo sai. Volete che vi mostri quanto sono bravo? Arrivo subito. No, non devi venire, Sonic. Perché ti arrabbi con noi? Guarda, Sonic, sei davvero carino, sei così gentile. Sei un piccolo riccio. Non farmi arrabbiare. Sonic, non farlo, per favore. Io non l'ho detto, per sicurezza. Ha chiuso la chiamata. Voglio dire, io ho messo giù la chiamata, ma la chiamata è finita. Senti, verrà sicuramente da noi. Hai sentito quanto si è arrabbiato all'inizio? A quanto pare non le piace essere gentile. L'hai fatto arrabbiare di nuovo, perché? Se stavolta se ne esce un qualcosa di veramente cattivo. Ragazzi, a proposito, non l'ho fatto arrabbiare di proposito, perché ho detto la verità. Forse dentro di sé è davvero gentile. Mi sembra che siano i complimenti e le affermazioni sul fatto che lui sia gentile e simpatico a farlo arrabbiare più di ogni altra cosa. Ok ragazzi, dobbiamo comunque portare avanti il nostro piano. Ecco ragazzi, come potete vedere Sonic non può attraversare quella porta. Ho pensato a tutto questo molto bene e ora è arrivato il momento di impostare l'altoparlante. Vado ragazzi.
Ragazzi, ho preregistrato un messaggio vocale che farà davvero arrabbiare Sonic. Non resta che raggiungere con cautela il lungo corridoio e nascondere l'altoparlante da qualche parte. Andiamo! Non manca molto. Riesco già a vedere la porta. Posso nasconderlo proprio all'ingresso. Lo metterò qui da qualche parte. Ok, è fatta. Ora aspettiamo Sonic. Ok, ragazzi, finora è andato tutto secondo i nostri piani. Io rimango responsabilmente qui nel magazzino, aspettando il momento giusto per afferrare Sonic e legarlo con questa corda. Spero davvero che i ragazzi non mi deludano, perché voi sapete che tipo di approccio abbiano verso alcune cose. Non sono le persone più responsabili. Ragazzi, Dima ha già sistemato l'altoparlante qui. Ecco, ora il mio compito è semplicemente aspettare in questa stanza. Sonic non riesce ad aprire quella porta, quindi è il momento di attirarlo qui. Ora accenderò il messaggio preregistrato sull'altoparlante per attirare Sonic qui. Ehi Sonic, sono solo Dima, ti stiamo aspettando. Sei una femminuccia, sei molto gentile, ciao. Ehi Sonic, sono solo Dima, ti stiamo aspettando. Sei una femminuccia, sei molto gentile. Ehi Sonic, sono solo Dima, ti stiamo aspettando. Sei molto gentile. Ehi Sonic, sono solo Dima. Ehi Sonic, sono solo Dima, ti stiamo aspettando. Sei una femminuccia, sei molto gentile. Ehi. Da tanto tempo ormai che non li vedo più. E per ora sto facendo buonissimi progressi. Cavolo, dov'è Alina? Per fortuna sono responsabile io, ragazzi. Mentre Bruno e Alina preparano tutto il necessario per legare Sonic, io vado a preparare la stanza per l'interrogatorio di Sonic XE. Ok, abbiamo bisogno di un tavolo per l'interrogatorio e di una sedia. Questo va bene? Penso che questo sia il punto in cui lo metteremo e questo è il punto in cui gli toglieremo la maschera. Ok, ci serve una lampada per l'interrogatorio come nei film, in modo che ci racconti tutti i suoi crimini. Ecco, la metteremo qui, ma abbiamo bisogno di elettricità. Aspettate, abbiamo una prolunga. Colleghiamo questa cosa qui da qualche parte. Ok, acceso. Ok, funziona. Ok, c'è una lampada con un tavolo e una sedia. Qui dove io e Bruno ci siederemo per interrogare Sonic XE. Credo che la stanza degli interrogatori sia pronta. Ascoltate, io mi sto preoccupando un po' perché non ho notizie dei ragazzi già da troppo tempo. Beh, almeno qui tutto va secondo i piani. L'importante è tenere stretta la corda. E ora di iniziare la seconda fase. Spero che William Bruno abbia tutto pronto. Cosa si fa qui questa corda? Beh, comunque ne abbiamo bisogno. William Bruno, William, cosa stai facendo? Io ho perso la corda. Ascolta, questo è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Comunque, io vi sto aspettando da tanto tempo. Cosa avete fatto lì? Cosa hai fatto tu? Come hai potuto perdere la corda? Come l'ho persa? Eccola qui dov'è. Capisco che questa è una missione importante, la missione più importante. Ma cavolo, dove sono le reti? Non capisco. Bisognava trovare anche una rete. Ok, speriamo che la corda sia sufficiente. Allora sono venute che il tavolino è in trappola. Il Rich è in gabbia. Dovevamo catturare Sonic. Quindi il Rich è nella gabbia, tutto qui, abbiamo preso la trappola, è stata attivata. Avete catturato Sonic oppure no? Sì, procediamo con il terzo livello. Allora sbrighiamoci Alina, passiamo dalla seconda uscita, proprio qui. Così. Forza, qui. Dobbiamo sbrigarci. Forza, Alina. Ma è tutto pronto lì? E tutto è pronto. Ok. Allora spero di non aver tenuto in vano la corda per tutto questo tempo. Ok. Forza, tieni il passo, Alina. Sto tenendo il passo. Oh, Giastima, come va? È tutto pronto? Perché ci avete messo così tanto? Ho già preparato la stanza di interrogatori, l'ho chiuso qui dentro, è tutto pronto. Non resta che entrare e prendere Sonic. È tutto pronto dalla tua parte? Dov'è la rete? Sì, ma quale rete? Io... davvero ho fatto del mio meglio per portarvi questa corda e voi mi chiedete una rete, dovreste dirmi grazie a me. Basta parlare, passiamo all'azione, dopo tutto è già lì dentro. Credite, se io tiro la sedia e tu apri la porta. Ok, ora, pronti? Forza, 1, 2, 3. Ehi, Sonic. Forse ho chiuso troppo forte, proviamo a spingere, dai. Alina, forza, aiutaci. Tu hai molta più forza di noi! Dai, allontanati! 1, 2! Non lo so! Non lo so! Ehi! Sonic! Riccio! Ragazzi, c'è un biglietto qui! Presi in trappola! Preso chi? In che senso? Sonic XE!
ha catturati! Volevate catturarmi e siete caduti nella vostra stessa trappola! Cavolo, ragazzi! E io lo sapevo che voi mi avreste deluso! Non avrei dovuto darvi tali responsabilità! Avevo detto a entrambi di non farlo e ora siamo fregati! Quindi cosa facciamo adesso? Smettetela di lamentarvi! Dobbiamo parlarli e poi attaccarlo! Ehi, ci sei, Riccio? Ascoltami, in realtà siamo in tre e tu sei solo! Sei solo, lo sai che solo! Continua! Lo sai perché? Perché tu non conosci affatto il significato della parola amicizia e siccome sei così malvagio, resterai solo per tutta la vita e nessuno ti aiuterà perché tu, Sonic, sei il male puro, ma il bene vince sempre! Lasciatemi andare subito! Dai, dai, Alina! Ti ricordi questo? Ah, dai, guarda qui! Oh, questa cartella contiene un sacco di cose su di te, Sonic! Chi è il prigioniero ora, eh? Chi è il prigioniero? Rispondi! Non sapete ancora in cosa vi state cacciando. Questa cartella è il mio orgoglio. E ora, Sonic, di le tue ultime parole prima che sarai smascherato completamente. Siete sicuri di voler sapere chi sono? Ma penso che non sarete felici di scoprire qual è la verità. Certo che siamo sicuri. Pensi che abbiamo organizzato tutto questo piano per niente? Mi sono quasi addormentato in quel magazzino mentre i ragazzi cercavano di prenderti. Non posso ripetere l'esperienza, quindi adesso noi ti toglieremo la maschera proprio ora, hai capito? Ok, sono pronto, ma non credo che voi siate pronti. Alina, togli la maschera a Sonic! Forza! Non si toglie! Toglila! Ma com'è possibile? Cartoon Cat! Perché tu? Perché le luci sono spente? Perché le luci, cavolo! Oh, dove cavolo ci troviamo? Alina! Ragazzi, ciao a tutti! Non riesco a capire cosa stia succedendo! Ho qui in mano un'altra carta! Qui intorno a me ci sono tante persone con vestiti molto strani! Com'è possibile? Qui c'è il Let's Player! Dove sono? Chi sono tutte queste persone? Ragazzi, ho trovato altre schede come questa dappertutto! Non so, ci sono cerchi, triangoli e cose del genere. Non studio geometria alla prima media, non so. Credo di averli già visti da qualche parte. Sono contenta che almeno siamo tutti insieme. Deve essere successo perché abbiamo chiamato questo numero. Anche a voi è stato offerto del denaro sporco qui e adesso. Sì, penso fosse semplice spam, mi capita sempre. Ci sei di nuovo indebitato, eh? No! Oh! Saluti a voi, amici! Wow, 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 wow! Chi è questo, ragazzi? Chi è? E congratulazioni! Voi siete 15 fortunati che parteciperanno allo Squid Game! Che diavolo sarebbe questo Squid Game? Che è sta roba? Il nome è super strano! Non lo so, non ho mai giocato a Squid Game! Non saprei! Beh, abbiamo chiamato quel numero! Ci è stato offerto del denaro! Forse ha a che fare con i soldi! È un gioco! Adoro i giochi, quindi io giocherò! Quindi penserete che giocheremo per soldi? Penso di sì. Di solito le challenge funzionano così. E se gli altri avessero già giocato a Squid Game? Noi non ci abbiamo mai giocato, perderemo. Oh, calma, se abbiamo affrontato tante sfide come squadra, sicuramente lo capiremo. Sì, lo abbiamo già capito questo. Gioco del calamaro? Il calamaro è un mollusco. Forse intendono le freccette. Mi sembra di capire che ci sia una sorta di sfida. Credo che abbiamo già iniziato. C'è un numero qui. Tu l'hai chiamato? No. Io l'ho chiamato. Ognuno di voi ha queste carte. Ciò significa che siete diventati partecipanti del nostro gioco. Dovete competere per un'enorme somma di denaro. 1 milione di euro. Vi aspettano molte sfide divertenti e interessanti. Chi non le supera è fuori. Distribuisci questi. Mettetevi nuove forze. Grazie. In genere preferisco patatine a colazione. Ci sarà del latte?
È almeno di 2 giorni fa. Almeno non è pappa di avena. Oh, qualcuno può darmi un panino? Sono qui, prendetelo per me. Prendi. Ah, bella lì. Grazie mille, gentilissimo. Fermati! Pensa se è avvelenato. Te l'ho detto. Hanno messo qualcosa nel cibo! Cosa c'è qui dentro? Cavolo, aspettate, c'è... Ragazzi, c'è il pulsante rosso con scritto iscriviti nel panino! Sicuramente la cosa meno buona da mettere in un panino! Cavoli, ragazzi, ho fame! Non so neanche quanto tempo ho dormito qui! Sto morendo di fame! Quindi vorrei avere un pasto come si deve! Proprio come quei ragazzi! Hanno dei panini freschi! Mentre io, guardate, aveva il pulsante rosso! Ma sapete una cosa? Potete aiutarmi e far sì che questo pulsante diventi buono! Sapete come fare? Basta andare sotto il video, trovare il pulsante rosso di iscrizione, fare clic su di esso e diventerà un delizioso pulsante grigio! Avanti, su, premete! Forza, premete subito il pulsante iscriversi! Wow! Adesso sì che è diverso! Grazie spettatori, grazie di cuore, ora Bruno almeno mangia! Ora sì che posso riprendere le forze! E quindi, ne avete abbastanza? Ora possiamo iniziare a giocare, ognuno di voi ha un numero sul petto, si mettono in fila dal numero 1 a 15. Ho 200, ah no, al contrario ho 002. E io 5. Ho 7, Seyfic, e tu quale hai? Io 00, e qual è questo numero, Pasha? 6, quasi 007, ma non c'è la gente. Va bene, io sono gente. Andiamo, in fila. Va bene, dai, andiamo allora. Cavolo. Bruno, cos'è questo? Seyfic! Cosa? Dai, vieni qui! Ragazzi, dove cavolo siete là? Ma ci farà mettere nei guai. Perché stai gridando? Forse chi lo dirà per primo lo otterrà? Ah, sì? Seyfic, quando ci lasceranno andare? Beh, forse chi arriva a casa per primo vince. E che? Ho cose da fare di sera. Non ce l'hanno portato via l'orologio? È incollato, dopo lo scherzo che mi ha fatto Artyom. E tu invece l'hai incollato a me? O cola gozzi e o upola. Benvenuti alla prima sfida. Avete 1 minuto e mezzo per attraversare questa linea. Ci sarà la bambina di spalle che canta una canzone. Non appena finisce di cantare, ognuno di voi deve fermarsi e rimanere immobile. Chi non lo fa è fuori dal gioco. Ascolta, Seyfic, preferisco andare a casa prima. Allora, perché non perdiamo subito e così possiamo andare a casa? Il gioco è abbastanza semplice, quindi è possibile vincere. Quindi facciamo una partita veloce, vinciamo e poi basta. E andiamo a casa. Allora, proviamo a giocare. E se non funziona, ce la squagliamo e torniamo a casa. Sì, è solo un gioco. Artyom, se succede qualcosa, allora perdiamo in fretta. Ascolta, io e il mio nuovo amico abbiamo parlato di cosa diavolo sia. Diamo quindi prima un'occhiata e poi decideremo cosa fare. Sì, fratello? Penso che possiamo farcela insieme, amico. Raga, ma che dite? Che senso ha filarcela prima? C'è un'intera palla di soldi laggiù. Probabilmente un intero milione. E se la mia vista non mi inganna. Là ci sono veramente dei soldi. Ascolta, Pasha ha proprio ragione. Si può provare a combattere. E vincere. E voi cavolo già vi eravate arresi. Beh, in ogni caso andrà come andrà. Vedremo strada facendo come andranno le cose. Sono d'accordo. Bene, il gioco è iniziato. O cola gozzi e o ufola. Il numero 8 è fuori. O cola gozzi e o upola. Non riesco a muovermi. E tu volevi perdere subito. Ora perdi. E invece adesso penso che sia molto meglio non perdere qui. Sinceramente, ragazzi, è da un po' che mi sono fatto la pipì addosso. O cola gozzi e da upola. E il numero 11 è fuori. Lui mi ha spinto. O cola gozzi e da upola. Grazie, Bruno. Ascolta, non possiamo
possiamo assolutamente perdere. Ho colata, sì, ed è un colà. I numeri 4 e 15 sono fuori. Luca! Ragazzi, sono rimasto per ultimo io. Non so se riuscirò a farcela o meno. Ho colacozzi e ho upola. Sa, figuraccia, l'abbiamo fatta! Nostro milione! Perché mi hai portato qui? Accidenti, guarda, l'hai rimasto Ortion! Ragazzi, che cavolo! Mi è rimasto solo un pochettino. Il tipo davanti a me sta su una gamba. Sta resistendo a malapena. Ho colacozzi e ho upola. Non farlo più, ok? Guarda, 1, 2, 3, 4. 4 sono usciti. Numero 4, ciao. Ragazzi, era un tipo ok quello. Penso che sia reale, per davvero. Lo stanno mettendo in una specie di scatola nera e ovviamente non lo manderanno a casa. La scatola sembra un regalo. Non voglio essere quel regalo. Ok, allora, adesso noi giocheremo come si deve giocare. E ormai neanche per vincere un milione, ma per riuscire a tornare a casa sulle nostre gambe. Quando ho chiamato questo numero, non avevo idea di come sarebbe andata a finire questa storia. Non pensavo che avrebbero ammazzato delle persone. Aline, ascolta, hai capito? Arriveremo alla fine tutti insieme. Prenderemo il maledettissimo premio e ne avremo 100.000 a testa e andremo a casa. E se non vivessimo tutti fino alla fine, come Lioka, lui, Pife e via, come faremo? Non capisco. Non c'è altro da fare, dobbiamo giocare. E voi che cosa ne pensate, eh? Perché state zitti, eh? Tu, che cosa pensi tu? È un peccato che le persone siano morte, ma noi giocheremo. Aspettiamo il prossimo gioco. E andiamo fino in fondo. Va bene. Congratulazioni per aver vinto e superato la prima sfida. Ora passiamo alla prossima. Ok, andiamo. Forza, mettiamoci in fila tutti. Ascolta, qual è la sfida in arrivo? Non si capisce. Non si tratterà certo di baseball o di calcio. Sicuramente non sarà calcio, Saifek. Ragazzi, spero che questa sia dama. Io sono bravissimo a dama. Quindi, avete 5 minuti di tempo per ritagliare la figura incisa sul biscotto che troverete. Potete utilizzare l'ago del vostro kit per incidere con cura la vostra figura. Il concorrente la cui figura si romperà è fuori dal gioco. Bene, iniziamo! Uno alla volta andate al tavolo e prendete il vostro barattolo. Oh, meno male, un cerchio. Ah, spero che ora mi esca qualcosa di semplice. Sono tutti così deliziosi. Oh, prendo questo. Oh, ragazzi, un cerchio! Sarà più facile da ritagliare. Bene, bene! Ecco, bisogna scegliere il pezzo più semplice possibile, perché sarebbe un peccato uscire dopo la seconda sfida. Triangolo, ragazzi! Va bene, andiamo, Saffi! Prenderò quello più vicino e spero di essere fortunato. Saffi, cosa c'è dentro? Alina, ho una stella! Puoi farcela! Hai una stella perché sei la nostra stellina! Cavolo, questa è la più difficile! Ragazzi, adesso scelgo un biscotto, ma vi do la possibilità di indovinare cosa avrò. Quale forma? Vediamo, triangolo, cerchio o stella? Allora scelgo questo biscotto e avete il tempo di indovinare cosa c'è dentro. Vado, e voi scrivete nei commenti. È capitato il quadrato! Adesso bisogna portarlo, piano piano.
Amici, voi che figure avete? Non so, credo di avere una figura piuttosto semplice, ma comunque non l'ho mai fatta prima, quindi potrei perdere. Bruno, un cerchio è il più facile. Bascia, dammi l'ago, fammi provare a sollevarlo questo. Si è proprio incollato. Certo, dolce, caramellizzato. Ok, 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 Bascia. Ragazze, io ho tenuto un triangolo e a chi ha indovinato metterò mi piace nei commenti. E comunque ragazze, basta parlare, è ora di agire. Ragazzi, la stella è la cosa più difficile che ci sia. Che gioco, credo che stia funzionando. Guardate, ho fatto un buco da parte a parte. Ragazzi, mi si sta rompendo il biscotto. Beh, almeno si è fatta una crepa lungo il bordo. Vedete ragazzi, è andata. Vedete ragazzi, sta funzionando. Artyom, proviamo a leccarlo. Guardate che cosa è scogitato, ci vado con la lingua. Proviamo così. Forse possiamo provare a rompere direttamente con le mani senza bisogno del lago. Io ho quasi fatto. Vabbè, io so già da solo come si fa. Che cosa hai fatto? L'hai rotto! L'ha ucciso! Allora, ragazzi, state calmi, perché se iniziamo a innervosirci le mani cominceranno a tremare e purtroppo allora perderemo con certezza. Ragazzi, ho una metà rotta, ma resiste ancora. Dobbiamo fare fino in fondo, Sapik. È ancora intera, penso di poterci riuscire senza danni. Oh, mi è riuscito! Tutto in cornice, per così dire, in forma. Ecco, signor Triangolo, ho ricevuto questa medaglia, va bene? Oh, ok, ecco fatto, è andata bene, almeno qui non mi spareranno. Andiamo ragazzi, vi aspetto lì, vicino al letto. Bascia è davvero forte, visto come ha finito per primo? Wow, fantastico. Ragazze, ho deciso che è meglio non tagliare intorno. Mi limiterò ad estrarre la figura e basta, così. Guardate qua, un altro pezzo si è staccato. Ah, guardate, non è rimasto molto. Beh, un po' di più della metà, ma finora ha funzionato. Ragazzi, bisogna fare molta attenzione. Sapik! Il mio posto! Il mio posto! Guarda! Il quadrato è ancora intero! Sapik! Sapik! Dio Artyom! Hanno appena ucciso Sapik! Dobbiamo andare a casa! Ritaglia quindi tu quadrato in modo corretto! C'è ancora tempo sul timer! Rimasto ancora tempo sul timer lassù! Brava, dalle 5! Pow! Ehi, Triangolo, guarda qui! Buona fortuna, ragazzi, io vado! Mi manca ancora una striscia e vivrò! E tu devi sopravvivere, capito? Ancora? Meno uno! Accidenti! Ma so esattamente che cosa devo fare qua! Ecco, su! Dai, 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 forza! Dai, Triangolo, vorrei aver studiato geometria a scuola, adesso saprei come ritagliarli! Bruno, mordilo, fai attenzione. Sei riuscito a ritagliare già tutto qui. Sì! Mi dispiace, Sapik. Senti, Sapik davvero era un buon amico, vero? Beh, sì. Forza, esci subito, io tornerò presto. Spero. Ecco, ne rimane solo un pochino qui. Ragazzi, questo è l'onore di Sapik. Non mi posso permettere di perdere, ecco. Oh, ecco, vedi il triangolo? Il mio uguale a quello che hai sulla fronte. Vai. Sapik. Sapik, lo prenderemo con noi. Ehi, cosa avete intenzione di fare? Ehi, amico, cosa faranno adesso? Guarda. Ehi, dove andate? Sapik, mi senti? Sapik, qui è una mollica. Accidenti, avete intenzione di portarlo via così, col biscotto? Ehi, lasciate andare il mio amico, Sapik, ehi! Voi,
Voi siete solo dei mostri! E che cosa poi fate voi tutti qua? Dannazione! Quindi, amici, che cosa è successo a Safik? Siete venuti tutti qui senza di lui? L'hanno messo davanti a me in quella maledetta scatola nera e... l'hanno portato via da qualche parte. Non Safik! Pure qualcuno di noi potrebbe finire così! Ma no! Alina, non preoccuparti! Bruno, Pashka, io e te ne usciremo vivi e ci divideremo tutti quei soldi! Basta! Se il gioco prevedesse che solo una persona può uscire viva da qui e quindi il resto di noi è fregato, che cosa facciamo? È ridicolo quello che stai dicendo! Ma no, non bisogna neanche pensare a questo! Siamo sempre meno e meno, non so più cosa pensare! Prima Lioka, poi Safik! Non sopravvivrò alla perdita di un altro amico! Proviamo a scappare? No, sono di nuovo qui! È stato lui a parlare della fuga! Nessuno l'ha detto! Di questo ne parliamo dopo! Sei serio? Come avrete già notato, non è un gioco semplicissimo! Non è vero? Siete rimasti in pochi! Mi congratulo con voi per aver superato la prova, ma il gioco continua. Io non ce la lascerò morire, Bruno, quindi devi stare con me. Io starò proprio accanto a te. Senti, pensi che ci sarà il calcio tra le sfide di Squid Game? Non credo. Safik amava il calcio. Mi raccontava di un... com'era? Ah sì, il colpo di testa per fare gol. Gli piaceva anche il gioco della dama. Spero che solo non ci sia proprio la dama. In che senso speri che non ci sia? Probabilmente non ci sarà. Ora... vi dividerete in due squadre di due persone ciascuna e tirerete questa corda. Vincerà la squadra che riuscirà a tirare la corda il più possibile a sé. E i partecipanti che supereranno questi cubi saranno fuori dal gioco. Dividetevi squadre. Qui bisogna trovare qualcuno di forte. Facciamo una squadra! Ma te sei mai andata in palestra? Io sono più forte di te, ma che domande sono? Ho trovato un compagno, ragazzi, andrà tutto bene. Io sono rimasta da solo senza compagno. Assieme li batteremo. Pensi che mi hai preso? Pensavo che nessuno avrebbe scelto una ragazza. Sono molto forte. Sei così forte, certo. Dai, io, Bruno, sono più forte di te, lo sai benissimo. Perché fai queste domande? Vediamo, allora, colpiscimi qui gli addominali. Oh! Ok, la forza c'è, va bene, sono con Alina. E io per Safik ho trovato un sostituto. Ehi, ciao Safik. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5. Anch'io mi sono fatto un compagno nuovo. Vi distruggeremo tutti. Bash, che cosa combini? Perché non sei nella nostra squadra? Sei fuori. Senti, questo ha bisogno di essere nutrito. Abbiamo pochi soldi e io voglio un sacco di soldi. Abbiamo le stesse idee al riguardo. Quindi stai dicendo che hai abbandonato la nostra squadra per fare più soldi solo per raggiungere i tuoi scopi e egoistici. Ti dico di più, lui ha abbandonato Artyom. Oh. Sì, dagli una sberla, Alina, dai, vai. Non toccatelo, è con me. Ehi, hey, che problemi hai? Giochi contro il tuo amico. È venuto prima lui, no? Allontanati da lui. Sì, sì, non siamo più amici. Combatteremo fino all'ultimo sangue. Ehi, hey, fai sul serio? Tu hai intenzione di uccidere i tuoi compagni di squadra? Qui c'è in gioco la vita. Se non morirete voi, moriremo noi. Basta, smettetela. Le prime due coppie si avvicinano alla corda. Cominciamo. Non riesco a guardare. Maledizione, sono rimasti interi. Li avete proprio uccisi. Che cosa state facendo? Perché? Non posso guardare! Alina, noi siamo i prossimi. Io ho un piano, ma te ne parlerò dopo. E ora la prossima coppia. Bruna, la mia tazza, togliamoci le pantofole. Togliele, togliele, sono scivolose. Quindi via, eh. Poi tiriamo, diamo un po' di corda e poi... Solo bisogna seguire il ritmo. Andiamo, va bene, proviamo. Maledizione, Pasha! È stata la tua scelta, capito? Dai, su, afferra la corda. Hai già perso, saresti dovuto essere con Artyom. Pasha, non te la prendere, li batteremo. Sì, ok, adesso vi facciamo vedere noi, capito? Questo qui, fate attenzione, assicuratevi che non barino, ok? Cominciamo! Tira, tira, tira! Vai, vai,
tuo piano ha funzionato! Non me l'aspettavo, ma quanto pare viviamo ancora! No! No! Pasha! Pasha non tornerà. Ha scelto lui stesso questa strada. È colpa sua! L'importante è che Artyom sia rimasto. È un amico fedele. Spesso cominceranno i nuovi giochi. Bene, eccoci al nuovo gioco. Quali sono le regole? Perché ci sono delle scatole qui? Devono esserci degli strumenti lì dentro. Forse apriremo cassaforti con questi strumenti. E se ci fosse dentro un airbag? Non hai visto quello scherzo nei trend? In realtà mi ricordo qualcosa. C'è stato qualcosa del genere? No, non assomiglia a niente. È la prima volta che lo vedo. Va bene, vai quadrato, vai. Dici, quali sono le regole? Davanti a voi ci sono 20 scatole. Dovete percorrere l'intera distanza scegliendo ogni volta una delle due scatole. Coloro che supereranno l'intero percorso senza fallire passeranno alla fase successiva. Chi fallisce è fuori dal gioco. Ora correte verso il tavolo e scegliete un numero con cui si deciderà chi comincia la prova. Ragazzi, quindi chi va per primo è più probabile che muoia. Io voglio essere la prima a scegliere il numero. Ma sei fuori di testa. Ma che fuori di testa? Questa è l'idea più sensata tra le possibili. Oh, niente, è andata. Sta per scegliere. E la tua migliore amica con cui vivi? Davvero non ti interessa? È la tua coinquilina. Ah, dai, su, prendiamo le carte e mettiamoci in piedi. Nell'ordine in cui ci ritroveremo. Vai, tu sei il primo, vai, salta. Ma sembra che sia il primo. Io sono penultimo, azione. Posso rifare tutto quello che fa lui e non correre rischi inutili. Vai avanti. È così. È come se tu avessi una vita aggiuntiva dopo di lui. Sì. Io ne ho tre a quanto pare. Quindi siamo per te solo delle vite aggiuntive. No, non voglio pensarla così. Mamma mia. Fantastico! Usciremo tutti insieme e divideremo tutti i soldi insieme come degli amici! Artyom, fai attenzione, stai per cadere e perdere! Ci sono ragazzi! Rispetto, ok, io sono il prossimo! Avanti! Andiamo! Che cosa stai lì e pensi così tanto? Salta, forza! Ascolta, cosa? Vuoi tornare indietro? Vai, sei tu il prossimo! Forza, Artyom, uno dopo l'altro in fila. No, io non vado al prossimo, ti dico, non vado al prossimo! Artyom, non sono rimaste molte scatole ancora. Ok, va bene. Poi lui è saltato su quella scatola e invece bisogna saltare su questa scatola. Non ti servono più, fratello. Artyom, hai il 50% di possibilità. Quasi nessuna chance. Sei sicuro di voler continuare? Va bene, Bruno. Solo per te. Cosa intendi per me? Tu? Oh, Artyom! Artyom! Ora sono io il primo. Ho aperto così tante scatole. Su quale posso andare? Sinistra, poi destra, poi ancora sinistra. Concentrati. Attenzione, Artyom, perché l'hai fatto? La prendo, ho anch'io solo una ciabatta. Adesso a sinistra. Sì, a sinistra. A sinistra. E poi di nuovo a sinistra. Sì, lo vedo. Forza, seguimi. Arrivo. Ecco, ora probabilmente di qui. E dopo come? Aspetta, lasciami venire da te, ho bisogno d'aiuto, in modo che... Così tienimi. Cosa pensi di fare, Aline? Reggimi, così mi appoggio su quella. Sembra essere vuota, non c'è nulla, ci devo l'altro. Deve essere questa. Provo, adesso, aspetta. Ti tengo io. No, è vuota. Ah no. Ti tengo. Voi ancora non sparate, siamo ancora in gioco. Dai, su. Di nuovo verso di me. A lui sono rimaste le migliori ciabatte. Questa o quella? La destra. Destra. Oh, indovinato. Sì, dai, scendiamo. Oppa, siamo arrivati alla fine. Ora possiamo prendere quella palla e finalmente tornare a casa. È la fine. No, solo uno di voi vincerà.
è il momento della sfida finale. Che significa solo uno di noi? Aline, ci si può arrendere? Io mi arrendo io. No, no, non si può, non è giusto per così, ti farei ammazzare. Uno di noi dovrà comunque morire. Preferisco essere io. No, non dire così. Giocheremo bene. Chi muore, muore. E smettiamolo di fare l'eroe dove non serve. Promettetemi solo che giocheremo pulito. Certo che sì. Senza barrare. Su, andiamo. Diamo inizio a questa sfida. Adesso la sfida finale. Ora scegliete una busta a testa. Il vostro compito è quello di rovesciare la busta del vostro avversario, colpendola con la vostra. Chi ci riesce vince. Decidiamo a carta, forbice, pietra, chi va per primo. Va bene. Pietra, pietra, pietra. Tu per prima. Bene, allora io. Ora giochiamo pulito. Sì, certo. Dai, su, gira. Merda. Quasi. Quasi girato. Allora io. Dannazione. Ma è davvero possibile girarli? O avete intenzione di torturarci fino alla morte? Va bene. Dannazione. Ma perché non funziona? Non vuole che funzioni. Accidenti. È sempre quasi, quasi. Sì, come per tutta la vita. Girala, dai. Girala, dai. Capovolgi questa busta. Io lo farei se potessi. Ma cos'è questo?